Ciao a tutti, eccoci qua stamattina in diretta per essere tutti vicini in questo momento in cui non possiamo uscire di casa e abbiamo bisogno di essere uniti anche attraverso l'energia. Io vorrei iniziare con un attimo di silenzio per farvi sentire l'OM, che spero si senta. Magari qualcuno se sente mi mette un ok. Bene, come sapete l'OM è una sillaba potentissima di connessione con l'universo. E quindi ecco che l'OM ci aiuta a restare in connessione tutti quanti. Io comincerei, visto che stanno arrivando un po' di persone, incomincerei con l'invocazione dell'angelo e poi con la meditazione della luce, in modo che poi sono a disposizione per eventuali domande e per consigli. Allora, vi chiedo di chiudere gli occhi, di fare un bel respiro profondo e osservare il vostro respiro che entra e esce in maniera naturale. E ad ogni inspirazione portiamo dentro di noi il nuovo, il cambiamento, la trasformazione, e ad ogni espirazione lasciamo andare il vecchio, tutto ciò che in questo momento non ci serve. E sempre mantenendo gli occhi chiusi ci prepariamo per l'invocazione all'Arcangelo Raffaele. Le parole sono semplici, ma ci aiutano a chiedere all'Arcangelo, che in questo periodo è molto impegnato, a vegliare su di noi. E quindi Arcangelo Raffaele, ti prego di vegliare su di me, sulla mia famiglia, sulla mia casa, sulla mia provincia, sulla mia città, sulla mia regione, sulla mia patria, sull'Europa e su tutti gli altri continenti. Ti chiedo di aprire le tue ali in un grande abbraccio di protezione per tutti coloro che soffrono e per tutti coloro che hanno paura, che sono in ansia, che sono confusi, affinché questo momento di difficoltà passi in fretta. E ora ci prepariamo per la meditazione della luce. Quindi sempre osservando il nostro respiro, immaginiamo che una grande luce bianca, potente, luminosissima, scenda dall'alto per riempire completamente il nostro campo energetico. E visualizziamo questa luce che ci avvolge completamente. E piano piano esce dal nostro campo energetico per riempire tutta la stanza. E si espande sempre di più, inondando tutta la casa.
inondando tutti i dintorni. E questa luce potente si diffonde con grande velocità. Per permetterci di entrare tutti in connessione per consentire al nostro cuore di aprirsi nei confronti di tutti coloro che stanno soffrendo. Per aprirci alla comprensione, alla responsabilità. Per aprirci al confronto. E questa è la luce divina della protezione. Dall'innalzamento della vibrazione, per permetterci di incontrare tutte quelle anime che sono in sintonia con noi e tutti coloro che sono in questo momento uniti per uno sforzo comune. E la luce bianca diventa una potente luce verde di apertura del cuore. E piano piano il verde si stempera nel blu, il blu del divino. Il blu della comunicazione, della comunione. E questa luce che ci avvolge è una luce benefica, potente, piena di amore. E questa luce potete portarla con voi e richiamarla ogni volta che ne avete bisogno. E vi chiedo di fare un bel respiro profondo e secondo i vostri tempi, riosservando il vostro respiro. Potete tirare un bel respiro profondo e aprire gli occhi proprio qui, proprio ora. Bene, come va? Come vi sentite? Se qualcuno vuole commentare le proprie sensazioni, io sono qua anche per rispondervi e per condividere con voi. Nel frattempo vi dico un po' di cose. Io sarò disponibile tutti i giorni dal lunedì al venerdì per incontrarvi direttamente sia su Skype che via telefono. Vi chiedo solo di mandare un messaggio magari su WhatsApp per prendere un appuntamento. Sono disponibile per brevi consigli veloci e per parlare con voi, perché ci sono anche persone che si sentono sole e hanno bisogno di avere un pochino di incoraggiamento. Ovviamente questo servizio è gratuito. Gli orari li trovate, poi ve li riscrivo più tardi. Comunque un'ora al mattino e un'ora al pomeriggio. Poi è chiaro che se uno chiama non è che gli dico che non voglio parlargli. Ne approfitto per dirvi che è uscito il mio libro,
amico Angelo, che lo trovate su Amazon, ed è una piccola guida per connettersi con l'angelo con preghiere, meditazioni e consigli vari. E anche all'interno un simbolo che potete disegnarvi o ritagliarvi di protezione, di armonizzazione. Da domani, da oggi forse o da domani sicuramente, metterò su YouTube delle brevissime pillole di consiglio per armonizzarsi. Io ho già fatto due video, uno dedicato al Reiki e uno invece dedicato ai mudra e ai cristalli. Farò invece dei brevissimi video legati ai numeri, a piccole meditazioni, al lavoro col respiro, cioè tutte quelle consigli che possono aiutarvi a stare più sereni. In più vi ricordo che questa è una grandissima opportunità per cambiare quello che non ci piace della nostra vita, come posso dire, magari fare tutto quello che fino adesso non avete fatto, magari potreste iniziare a approcciarlo a farlo, che ne so, un piccolo corso online per gli argomenti che vi interessano, guardare la televisione in lingua originale perché così riprendete confidenza con le lingue. Cucinare, disegnare, ricamare, non ha importanza quello che fate, dedicarsi al fai da te. È un momento in cui potete mettere a frutto i vostri talenti e non solo quelli, ovviamente, perché mai come in questo periodo è semplice fare un po' di meditazione, lavorare un po' su se stessi, fare anche un po' di esercizio fisico all'interno della casa, dai cinque tibetani a un pochino di yoga. Quindi, prendete questo momento come un momento di cambiamento e di trasformazione che può davvero aiutarvi a cambiare. Io sono convinta che questo momento che stiamo vivendo con difficoltà, invece, alla lunga farà la differenza. Per oggi vi saluto, vi mando tanta luce degli angeli, un grande abbraccio e alla prossima. Ciao, love, Surabhi. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di mettere un like, di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto, così avrete tutte le informazioni in anteprima. E vi ricordo che sono a disposizione per tutto il tempo del coronavirus, per essere contattata da voi via Skype o meglio previa telefonata per fissare un appuntamento. Per consigli e suggerimenti e sostegno. Ciao a tutti!